Giovanni Malpezzi è il presidente dell'Unione della Romagna Faentina. Oggi si dibatte dei comuni, dell'Unione, ma soprattutto di come innovare questa comunità locale. E lo si fa con tutti i sindaci, i vostri assessori presenti di questa Unione. Intanto un'Unione che ha avuto una sua forma definitiva dal 2012, però c'è ancora molto da fare per essere riconosciuti appieno come veri e propri soggetti, sindaco. Sì, è verissimo, si tratta di un cantiere aperto, di un cantiere istituzionale che vede oggi questo ente, l'Unione della Romagna Faentina, gestire tutte le funzioni e tutti i servizi al cittadino dei nostri 6 comuni del comprensorio. Detto questo, lo sviluppo organizzativo è sempre una cosa molto complessa e ci sono tutt'oggi delle problematiche da gestire dal punto di vista delle procedure, dal punto di vista delle sovrapposizioni di ruoli, e poi c'è tutto un tema della governance istituzionale che abbiamo cercato di risolvere proprio in questi mesi con una imponente modifica statutaria che ha riportato nella competenza dei consigli comunali e delle giunte comunali quegli atti deliberativi che riguardano esclusivamente il territorio di un comune, cosa che la normativa precedente imponeva di portare in delibera in Unione. Questa è un'innovazione importante che può sembrare molto tecnica, ma che incide fortemente nel rapporto con i cittadini e nel rapporto con chi li rappresenta sui territori. E se non avessimo fatto questa modifica, di cui oggi parleremo in maniera approfondita, avremmo rischiato veramente di perdere questa coesione fra i territori, fra i 6 comuni e l'Unione ente di secondo livello. Quanti abitanti riguarda? 88.000 fra tutti territorio? I 6 comuni. Il territorio circa 600 km quadrati. Una coesione territoriale fra 6 comuni, fra loro molto diversi. Fra un comune medio-grande come Faenza, che copre circa i 2/3 dell'intero territorio come abitanti e come superficie, e piccoli comuni con 2.600 abitanti come Casola Valsenio, ai quali vengono garantite pari opportunità di servizio al cittadino. Questo è il grande messaggio che vogliamo dare. Direi che ormai in tutto il mondo siamo alla ricerca di dimensioni ottimali, cioè in altre parole ci rendiamo sempre più conto che le strutture che abbiamo ereditato dal passato non sono dimensionate in base alle esigenze attuali. Innanzitutto le esigenze della collettività, quella servita, diciamo, dalle amministrazioni locali, e poi le esigenze di economicità, quindi la possibilità di fare meglio con minori risorse. Ci sono due strade, e quello che cercherò di dire oggi è proprio questo. Ci sono due strade, quella inglese che ha imposto dall'alto ormai da più di 40 anni un riordino complessivo delle amministrazioni locali, riducendole fortemente, e invece quella francese che ha incentivato quella che i francesi chiamano la intercomunalità, e cioè l'organizzazione delle cosiddette collettività locali intercomunali. Ecco, noi in Italia stiamo seguendo questa seconda strada, sarebbe bene che ci fossero più incentivi, e naturalmente questo non diminuisce l'autonomia, anzi c'è una recentissima sentenza della Corte Costituzionale che affronta questo problema e che dice appunto la costruzione di unioni intercomunali, di unioni di più comuni non elimina l'autonomia dei comuni e quindi non costituisce una limitazione rispetto a quello che è un patrimonio del passato che va preservato. Ultima riflessione, se lei conosce la posizione della nostra regione che ha già avviato questo tipo di metodologia che lei appunto sta dicendo, come la trova, a che punto siamo? A me pare che vada nella direzione giusta, forse si potrebbe fare qualche passo in più, e questo passo in più è nel senso che dicevo prima, e cioè aumentare gli incentivi, perché in questo modo si spingono sempre di più le comunità locali a cooperare tra di loro.
Il progetto Italia è un progetto del PON Governance, quindi un progetto europeo applicato sulla realtà nazionale, che si occupa proprio di incoraggiare le unioni, le fusioni e le gestioni in comune dei servizi comunali. Ecco, sono tre categorie diverse, perché in alcuni casi non si arriva all'unione, in alcuni c'è solo non si arriva alla fusione, c'è l'unione, oppure eventualmente c'è possibilità soltanto di avere servizi condivisi. Noi tentiamo di utilizzare tutti gli strumenti possibili per aiutare le autonomie locali a compiere questo progetto, attraverso il Dipartimento degli Affari Regionali, attraverso la squadra di progetto, anche utilizzando le best pratiche locali, quindi best pratiche che sono state già utilizzate in Italia, che possono essere replicate. Questo chiaramente nel rispetto di quelle che sono le fisiologie del territorio. L'Italia è lunga, è molto differente, e anche la compatibilità dei comuni, il numero degli abitanti, le caratteristiche fisiche sono diverse, e quindi sul numero a cui noi ci applichiamo evidentemente ci sono degli orientamenti diversi. Questo è un progetto ripartito da poco, perché è ripartito nel 2018, andrà avanti fino al 2022, prevedrà moltissimi momenti di confronto. Faenza è stato uno dei primi interlocutori che abbiamo trovato dei punti di incontro, abbiamo trovato anche dei punti di lavoro, e oggi, proprio prima di questo convegno, abbiamo anche affrontato una riunione tecnica in cui abbiamo iniziato a fissare alcuni diciamo step successivi per dare concretezza a questo tipo di lavoro. Non è un lavoro teorico, è un lavoro concreto di predisposizione di strumenti. Il problema è che dobbiamo fare una politica ragionata di incentivi, perché proprio la differenza del territorio fa sì che in alcuni casi alcuni incentivi ne vadano ai leader degli altri, perché noi abbiamo incentivi per tante situazioni, per la montagna, per le piccole isole, per le zone disagiate, e quindi dobbiamo cercare di fare una politica coordinata di incentivi. Non c'è niente di peggio di incentivi disordinati, quindi da questo punto di vista il problema può essere questo. Poi gli incentivi possono essere di tanti generi, perché possono essere economici puri in cash, come possono essere invece anche incentivi come facilitazioni a produrre determinate formule organizzative. E un incentivo può essere anche il riuso di alcune formule da altre parti. Noi lo stiamo facendo per esempio con un riuso di molte produzioni software, di molti comuni, di molte province, che stiamo mettendo a disposizione anche di altre autonomie locali. Anche quello è un incentivo, perché comunque dà un risparmio di spesa evidente. Qui noi stiamo facendo un buon lavoro tecnicamente. Chiaramente io non esprimo una posizione politica, non una posizione tecnica, stiamo facendo perché sono state fatte delle cose, quindi ci sono dei campi di lavoro, dove ci sono dei campi di lavoro ci sono anche delle criticità, meno male, perché così queste possono essere affrontate. E comunque la fusione, l'unione è un evento che comunque modifica determinati assetti. Tutto quello che modifica fa crescere, tutto quello che fa crescere costa un po' di fatica. Nella nostra regione abbiamo creduto molto nelle forme di associazionismo tra comuni per gestire meglio i servizi, e quindi tutto quello che si è potuto fare sulle unioni dei comuni. Ricordiamo che abbiamo 43 unioni in Emilia-Romagna di diverse dimensioni, molto diverse tra di loro, e abbiamo puntato molto sulla differenziazione, riconoscendo la territorialità e riconoscendo anche i diversi problemi, lavorando proprio sulle caratteristiche che ogni territorio manifestava. Tenere insieme i comuni, i piccoli comuni, ricordiamo che dei nostri 331 comuni il 40% sono sotto i 5.000 abitanti, quindi tanti piccolissimi comuni che hanno bisogno di avere le stesse opportunità dei grandi comuni. Tenere insieme i servizi per renderli più competitivi e allo stesso tempo per garantire la qualità di quei servizi ai cittadini e alle imprese. Questo è l'investimento che abbiamo fatto sulle nostre unioni dei comuni, perché il tema del governo territoriale permette anche alla Regione Emilia-Romagna, che in questi anni è cresciuta in sviluppo, in crescita dell'occupazione, nella competitività del proprio sistema produttivo, significa avere anche degli enti locali, delle amministrazioni locali che possono poi gestire meglio anche le risorse che la regione mette a disposizione dei territori. Qui siamo di fronte ad una unione che è un unicum in Italia, perché hanno deciso di mettere insieme tutti i servizi e le funzioni, e quindi veramente governare insieme. Questo dimostra che quando anche la classe dirigente decide di fare questo tipo di sforzo, è possibile farlo attraverso la volontarietà. Noi abbiamo premiato e riconosciuto, infatti è l'unione che ha un maggior punteggio anche nelle graduatorie appunto delle unioni dei comuni della nostra regione. È chiaro che serve anche qualche leva in più che ci arrivi dal livello nazionale. Noi, attraverso il percorso dell'autonomia regionale, chiediamo anche al governo maggiori leve per governare, per gestire le nostre
nostre amministrazioni. Quindi questo passaggio ulteriore che stiamo facendo attraverso l'autonomia e il regionalismo differenziato servirà anche ad avere maggiori strumenti proprio per le unioni.